Ciao Bob, cosa fai qua? Anno nuovo? Usato moto nuovo. Usata. Usata. Ciao Simo. Usato pari al nuovo, perché alla Motostar troverete solamente gli usati migliori di tutto il nord Italia. Esatto, allora ti seguo perché c'è un sacco di roba. Per esempio, pari al nuovo abbiamo questa Vespetta del 2006. Che... Non è però, beh, dai, 1400 euro, una Vespetta che è sempre un evergreen, è sempre carina. È un po' vissuta, ma si presenta assolutamente bene, e per la casetta al mare, così per l'utilizzo magari estivo, è sempre un'idea simpatica. 150, perché capita di fare un po' di tangenziale. Può anche andare in autostrada. 1400? Questa qua costa 1400 euro. Ci sta di brutto. E permutiamo anche l'usato, se va bene. Qualche cosa di sgangherato dai commercianti, ci divertiamo, vai. Ecco. Pipolone, il 300 GT, buon prezzo, moto tenuta benissimo, 2017, questa è già Euro 4, 2750 euro. SH350 l'abbiamo già visto in passato, continuo a ripetere, ce l'abbiamo usato, 4950 non conviene in questo momento, c'è il nuovo colori 2023 in offerta, quindi lo pagate nuovo 5.490. La differenza di prezzo non ha senso, quindi semmai in questo momento guardatemi il nuovo e non l'usato, questo lo vendiamo poi con comodo. Se non è professionalità questa, Simo, che cioè non si può non dire. SH300 2016, 41.000 km, ma tenuto maniacalmente bene, veramente perfettissimo, 3.400 euro, tutti ovviamente con la garanzia della Motostar di 12 mesi. Conto esposizione, un Forza 250, questa qui è la prima serie, quella made in Japan, che sono veramente degli oggettini molto molto ben rifiniti e veramente molto curati in ogni particolare. È stato il primo scooter a montare il sistema keyless, la chiave remota. Da questo poi dopo piano piano si è estesa tutta la gamma Honda, ma questo già nel 2005 aveva il keyless. Pensate la differenza tra il mercato giapponese. Scusa, soli 12.000 km? E bravo, volevo appunto arrivare qui. È uno scooter praticamente rimasto quasi sempre inutilizzato, quindi è ancora assolutamente tutto da sfruttare. Se volete mettervi in garage un oggettino un po' particolare anche da conservare, il Forza 250 è un bel mezzo. 1.900 euro l'hai detto, no? Sì, 1.900, sì. Scusatemi il prezzo, è un conto esposizione, il trapasso costa 2.000 col passaggio, va bene, dai. Okay. Il mio amico Imerio che lo vede sarà contento, si accontenterà anche così. Forza, invece, questo è la penultima serie, quindi la penultima evoluzione, il 350, essendo un 2021, è già Euro 5, seminuovo, 9.500 km, come potete vedere, moto in tonsa, un bel blu opaco, 5.450 euro. Vi ricordo che è nuovo questo Deluxe qua col bauletto, che è quello keyless, quindi anche il bauletto si apre senza la chiave, costa un bel 7.000 euro, quindi è un bel risparmio. Avete la garanzia della casa fino a giugno 2027. Questo l'abbiamo venduto, quindi è inutile farlo vedere, ma c'è il suo fratellino del 2016, 48.000 km, i downtown ragazzi veramente sono molto molto affidabili, questi sono macinatori di chilometri, sono motorini che vanno bene per Bobbiese, che fa circa un pendolariato da 140-150 km all'ora. No, esatto, allora al giorno no, ne faccio più, almeno il doppio. E quindi non fatevi spaventare dal chilometraggio, 2.500 euro, vi portate a casa un mezzo sicuramente ancora affidabile e comunque garantito con ABS. Questo è invece il fratellino maggiore, l'Exciting 400, pari anno, sempre 2016, 29.000 km, un po' meno sfruttato, costa leggermente di più, 3.500 euro, ma è tenuto anche questo veramente molto molto bene. Yamaha X-Mass 400, quello ciccione, quello col motorone diciamo un po' più autostradale, un po' più da fare anche passeggiatine extraurbane, solamente 15.000 km, Euro 4, 5.300 euro. Copertato? C'è anche la copertina inclusa nel prezzo. Questo qua in realtà anche qui abbiamo già un acconto, quindi non è andato. Saltiamo. Saltiamo al T-Max, bello, 2018, Euro 4, 27.000 km, 8.750 euro, con le sue belle manutenzioni a posto, bello scooter, anche questo qua, ancora tutto da usare. Come questo SVT, che pensate ha solamente 18.000 km, che su un motore bicilindrico Honda del genere sono veramente niente. Questo qua mi piace definirlo la Mercedes degli scooter, perché è uno di quei mezzi che ti metti in autostrada, ti pianti a 135 allora, perché c'è 5 km di abbuono e fai veramente tanta strada senza stancarti minimamente, perché è una poltrona e perché poi con questo parabrezza maggiorato ha una protezione aerodinamica incredibile.
Se invece volete una roba un po' più dinamica, con una ciclistica un pochino più sportiva, un po' meno dondolina, ma un po' più precisa, un po' più, no, divertente da guidare a livello proprio motociclistico, allora c'è l'Integra 750. Ovviamente queste sono un po' più recenti, 2018, già Euro 4, 28.000 km. Questa qua costa un pochettino di più, 7.200 euro, ma vi portate a casa una moto a 360 gradi, con costi di gestione di uno scooter 300 di cilindrata, ma prestazioni da vera moto e soprattutto col cambio a doppia frizione che vi consente anche di cambiare la marcia autonomamente, perché ha 6 rapporti robotizzati che possono essere pilotati dalle palettine qua sul manubrio, come le macchine di Formula 1. Così vi sentirete tutti dei piccoli Leclerc, perché Leclerc è grande, invece è una bestia. Dove vai? Fai tutti gli scooter? Okay. Sì, facciamo prima gli scooter. Certo. Poi dopo facciamo un'altra parte. Con facciamo un altro video. Però dobbiamo usare un'altra cassetta, allora. No, dai, su. Usiamo due cassette. Guarda, ti ricordi che c'era l'LP nel video sì, registratore? Certo. Schiacci il tasto LP, la cassetta va alla metà della velocità. Va a 72-33. Il doppio, perdi un po' di qualità. Oddio. Per appena. SH300. 2015, questo è su 69.000 km, ma non fatevi spaventare, ci metto io la firma, questo scooter qua è un grande affare, 2.300 euro, poi ci mettiamo d'accordo, ma è veramente bellissimo lo scooter e sul motore potete stare tranquilli perché ve lo dico io. SH sempre, ma 125, il nostro combattente urbano, numero uno. Urban fighter. Esatto. Cazzo, non te le sai tutte. Eh? Sei poliglottico, cosmopolito. Distrutto. 2013, ovviamente con ABS, era la prima serie questa con l'ABS, non ha ancora percorso 30.000 km, 2.350 euro la richiesta con la nostra garanzia di un anno. Ovviamente non ci sono gli accessori per l'essere voletto, però insomma, poi ne parliamo. Voi, se vi interessa, fatemi un colpo di telefono, scrivetemi una mail, motostar@motostar.it. E vi rispondo subito. E questo qua? Cos'è questo, questo qua? Cos'è questo qua? Non so rispondere. Non lo sai, T'ho colto in castagna. Non so cosa sia. Il Wotan. Sono i marchi cinesi emergenti, Franco, ma ti colgo impreparato, ma devi informarti, devi conoscerle. Stava per venire una battuta che però non faccio. No, e vanno bene invece. Sembra comunque chi li vende, sì, sono nostri colleghi e tutto. No, è che il nome? Sì, c'ha una, col milanese, con diciamo, R, c'ha una con certa... R, no, con la mia R, esatto. Effettivamente somiglia. Pensavo uno scherzo. La roba lì, invece si chiama veramente così. Storm S300, è quindi un bel motorone abbastanza performante, bello comodoso, sicuramente anche con un'indola abbastanza sportivella, ha solamente 4.500 km, è una moto di quest'anno, ancora con la garanzia ufficiale della casa, Euro 5 ovviamente, solamente 2.950 euro, perché se c'è una cosa bella della concorrenza cinese è il prezzo. Comunque fanno dei mezzi robusti, funzionano ormai, non sono più come quelli di 10 anni fa, no? Le famose cinesate che poi rimanevi a piedi, certo, dopo mezz'ora. Questi qua vanno bene e costano poco, anche un discreto appeal, bello accattivante. Sì, dai. Look, cioè. Poi l'avete tirato Marzio, quindi sono... Va benissimo, se lo ritira il capo va bene. X-Max 250, lui può fare questo esatto, cioè lui esatto. X-Max 250, tenuto veramente bene, direi maniacalmente bene, perché non ha neanche uno sfriso nonostante la veneranda età di anni 14. Cavoli, 14 anni? Sì, è bellissimo, veramente quando l'ho visto non ci credevo. E ha su solamente 22.000 km, quindi anche questo qua è un bello oggettino, insomma, se magari dobbiamo lasciarlo la casa al mare, in montagna, o lo usiamo il sabato e la domenica, sono Euro 3 questi qua. Lo puoi usare anche ora, sì, anche a Milano. Fino a Milano c'è tempo ancora tanto, sono ancora, dunque, vediamo, fino a ottobre del 2028 può circolare, quindi è ancora tutto da sfruttare, da usare anche in città. E comunque, ripeto, con 22.000 km tenuto così bene, è una motoretta che ce la mettiamo in garage, la usiamo sabato e domenico, la teniamo alla casa al mare in montagna e ci dura una vita. Anche un look molto attuale, tra l'altro. Sì, no, beh, questi sono sempre molto apprezzati. Io direi che con gli scooter... Beh, magari ricorda solo le sezioni delle promozioni. Ah, bravo, guarda, no, c'è questo qua nascosto perché è talmente bello e nuovo che l'abbiamo messo insieme a quelli nuovi, quindi... ADV 350 del 2023, ovviamente Euro 5, e l'ADV esce di serie col bauletto keyless da 50 litri originale Honda, neanche 7.000 km, garantito ancora ovviamente dalla Honda fino a maggio del 2030, perché ovviamente sono, scusami, del 2029, perché sono 6 anni di garanzia, 6.000 euro.
e poi vediamo il passaggio. Costa nuovo? Il passaggio ce lo giochiamo. Questo qui nuovo costa esattamente come il Forza che dicevo prima, quindi 7.000 euro più immatricolazione. E ricordiamo la promozione sull'SH, l'abbiamo detto all'inizio, comunque le colorazioni standard 2023 in promozione a 5.490 più immatricolazione, gli sport costano 100 euro in più. Vogliamo dire anche dell'XADV, perché abbiamo un XADV. Ma diciamolo. Eh beh, sì, perché poi è quello, no, che va per la maggiore, il nostro cavallino di battaglia. Diciamolo. Abbiamo un XADV, l'ultimo rimasto, colore 2023. Tra l'altro, quello che a me personalmente piaceva di più, che è il matte iridium, ovvero il grigio opaco, che è un bel grigio, bello luminescente. Quindi sì, è opaco, ma non è, no, proprio, è un po' riflettente su queste vernici moderne, molto molto belle. Essendo un colore 2023, l'abbiamo in promozione con 790 euro di sconto. Quindi lo paghereste 11.900 più immatricolazione. Perfetto. E se non siete contenti, veramente non so più cosa fare per voi. Hai ragione, so proprio più cosa fare. Rimanici male. Più male, rimanici peggio. Dai, che dopo andiamo a vedere le motorette. Va bene, ragazzi. Un attimo di pazienza. Cambio la cassetta e torna Simone. Ciao. Bye bye.